una cartica que yo guardo donde te escribí. Serie di video, ho pensato di fare dei video un po' particolari riguardanti il Natale, riguardanti con precisione le decorazioni natalizie. Inizierei con il presepe. Allora, a me sapete che piace creare, chi mi segue lo sa. L'anno scorso avevo fatto questo da me, forse in un video vlog si vede che lo sto facendo. Praticamente è un pozzo. È stato creato con della semplice stagnola ricoperto di carta crepessa con un po' di DAS e ho fatto un semplice pozzo. Però vedete che l'ho fatto molto grezzo, cioè sembra quasi fatto vero, infatti sotto cartone, ragazzi, cioè è stato fatto interamente da me. Purtroppo io di questo non ho il video tutorial, però è veramente semplicissimo. Ho sagomato un cartone della forma che volevo. Dopodiché sono andata a incollarci con la colla a caldo queste cose che vedete a rilievo, è tutta stagnola. Ok, ho creato una base di stagnola come se su questo pozzo praticamente fosse sopra della roccia. Poi cosa ho fatto? Ho incollato questo coso rotondo che vedete, non è altro che un rotolino della carta igienica tagliato, incollato anch'esso, e poi ho ricoperto tutto con la carta pesta, tranne il pozzo in sé per sé. Una volta che la carta pesta era asciutta, ho fatto gli scalini in DAS e ho ricoperto tutto il pozzo in DAS e ho incastrato sempre con DAS il legnetto per fare questo coso del pozzo. Poi ho preso un'anfora che avevo del mio presepe, una cordina e ho fatto questa cosa qua. Dopodiché sono passata al pitturare. Questo è davvero semplicissimo, magari vedo se riesco a rifarlo, lo farò per mia sorella, magari ve lo faccio vedere, ditemi se vi interessa vedere proprio il tutorial di come farlo. Poi qualche anno prima avevo creato questo, che questa è probabilmente una cavolata da fare, ragazze, praticamente devo mettere la paglia sostanzialmente. Ho preso una base in legno, ho attaccato questi legnetti qua, ho usato la graffette, non so spiegarvi, di mio papà. In alcuni punti vedete che ho fatto pure calzate, però vabbè. E ho qua incollato, sotto sono incollate alla base, mentre qui questa qua è graffettata. E poi ho semplicemente messo della paglia intorno. Qua penso che andrò ad attaccare altro muschio perché si è staccato tutto con gli anni. Poi un'altra cosa che ho costruito io, che ho fatto sempre io, sono questi recinti. Questi sono proprio una cavolata, ragazze, con tutto quello che avevo in casa. Sono questi recinti fatti così, dove sono andata a mettere, a usare i bastoncini, quelli dei ghiaccioli, con queste pietre che le ho fatte io sempre col DAS, e ho fatto questi recinti per gli animali. E quello che voglio andare a fare oggi è una cosa più particolare, perché io negli anni scorsi avevo fatto questa cosa qua, ve la spiego. Praticamente da questa roccia avevo fatto scendere la colla a caldo e avevo creato questo laghetto, che non è male, perché io alla fine intorno ci metto tutti i sassolini, robe del genere, l'abbellivo. Però vedete che la colla a caldo prende le pieghe, si rovina e infatti si è spezzato. Quello che voglio andare a fare io oggi con voi in questo video è creare appunto la cascata con il laghetto. Un fiumiciattolo che poi porta al laghetto. Allora, cosa andremo a fare? L'andremo a fare con la resina. L'unica cosa è che io voglio tenere questa parte in silicone, tagliarla qua sotto. Perché voglio fare questa cosa? Perché voglio ricoprirla con la resina per renderla più lucida. Se io andassi a buttare la resina in questo, cioè senza niente, andassi a buttare qua, colerebbe da tutte le parti la resina. Invece se io ce la vado a spalmare sopra qui in uno strato leggero, si asciuga e rimane lucida, che dà l'effetto acqua. È quello che voglio ricreare io. Dopodiché andrò a fare un fiumiciattolo che porterà al laghetto, proprio come questo, cioè non proprio come questo, vorrei farlo un attimino più carino, però è questo il mio intento. Quindi cosa andiamo a fare? Dopo andrò a mettere anche dei sassolini, perché voglio che sia fisso, cioè nel senso che sia quello. Qua teniamo questo. Quello che vado a fare, mi serve una carta forno. Esatto, decido, ci poggio sopra questo.
Adesso devo solo sagomare quello che voglio che sia il mio lavoro, eh. Non vado subito con la resina. Prendo una penna e vado a decidere quale forma dare, insomma, a questo laghetto. Io dove lo lascerò lì sarà in un angolo, quindi si andrà a sviluppare poi sul mobile. Quello che ho pensato io, questo lo metterei così io sul mobile, ok, metti a fuoco, è andare a disegnare quello che dovrebbe essere il mio laghetto. Ok, ce l'ho qui così, a grossolanamento, non è che deve essere preciso, ragazzi. Magari lo farei scorrere un po' comunque io, anche un po' più largo. Si allarga un po'. Ok, aspettate che non sono bene nell'inquadratura. E adesso vorrei allargarla al lago. Non voglio dargli proprio una forma comunque regolare, nel senso che quello che voglio fare è comunque dargli una forma un po' irregolare, proprio per, cioè, per dargli un po' di movimento. Aspettate, non so cosa si vede, comunque questo è il laghetto, non è troppo grande perché ovviamente non mi può prendere tutto il presepe, ragazzi. Però questo è quanto, fare questo tratto di fiumiciattolo e poi mettere, eccolo qua, il ponte. Ah, ecco, un'altra cosa che ho fatto, ragazzi, scusatemi, il ponte purtroppo non ho il video tutorial, perché l'ho girato, ma in realtà non l'ho girato. A me a volte questa videocamera dà molti problemi, io credo di averlo girato, o me l'ha cancellato, oppure non ho schiacciato bene, ma mi sembra strano. Comunque è appena fatto, infatti perde ancora il muschio. Quello che volevo fare io è andare a posizionare tipo il ponte a questa altezza, così potevano attraversare il fiume. Mi sa che però io vado ad allargare un pochino il letto del fiume, perché mi sembra un pochetto stretto. Così. Così, ok? Ma non so se è piccolo, però dopo mi sembra di esagerare perché è troppo grande. Quello che io poi vorrò andare a fare è mettere, ho comprato questi animaletti e volevo mettere i cigni nell'acqua, però vorrei capire se è un po' sproporzionato rispetto ai cigni. Allora, come cigni è questo. No, vabbè, ma ci stanno, guardate che belli. Quest'altro cigno, questo, ne ho 4 di cigni. Li volevo proprio inglobare dentro la resina, che sembra che comunque nuotassero dentro l'acqua, che, cioè, che fossero fissi nell'acqua. Poi vabbè, ho diversi altri uccellini, ma questi qua non ce li metto perché un po' mi sembra di esagerare se ne metto troppi, ragazze. Comunque magari uno lo faccio che scende un po' dal fiumino. Così, questo è il mio intento, ok? Quindi cosa andremo a fare adesso? Sostanzialmente, leviamo i cigni, era giusto per farvi capire. Cosa andremo a fare adesso? Io sicuramente andrò a tagliare un pezzo di questo silicone, le lascerò solo un pezzo, perché voglio che mi faccia da base per poggiarsi sopra la resina. E andrò a tagliare appunto un pezzo di questo silicone e poi andrò con il silicone, no, sì, scusate, mi sto parlando di silicone, questo è colla caldo. Con il silicone andrò a disegnare i bordi del fiume e poi del lago, e mi attaccherò alla roccia, perché e ne metterò anche un po' sotto, perché questa cosa, per non far sbordare la resina. Quindi comunque sia, io devo aspettare che il silicone si asciughi. Quindi questo lavoro lo vedrete, per voi sarà tutto insieme, ma in realtà per me ci vorranno un po' più di giorni, perché mettendo il silicone si dovrà poi asciugare effettivamente, per poi andare a colare la resina. E niente, fatto il vostro schemino, andiamo avanti. Guardate, è schifezza di silicone. Comunque ho un po' sigillato questa parte qui iniziale. Adesso vado a fare tutto il contorno,
Cerco di farlo un po' alto perché in realtà vorrei mettere un bel po' di resina, non troppissima perché insomma con quello che costa la resina, però non farlo proprio basso basso, ecco. Mi sono messa fuori perché il silicone acetico puzza, ragazzi, da far schifo. Vi consiglio per questo lavoro il silicone normale. Io in casa avevo l'acetico. Controllo che sia abbastanza alto un po' dappertutto, se non aggiungo un po'. Ok. E anche questo passaggio fatto, adesso ve lo faccio vedere, senza spostare questo. Però qua, secondo me, si andrà a creare un disastro, eh? Ok, e sperando che si stacca dalla roccia. Comunque ho fatto tutta la sagoma, vedete? Adesso aspettiamo che si asciuga. Ci fa continuare il video, vedete il silicone si è asciugato, siamo la mattina dopo. Ieri era pomeriggio tardo più o meno. Ho aspettato la mattina dopo, anche perché tipo verso le 10 era morbido, però non da colarci dentro assolutamente. E niente, iniziamo. Questa è la macchina del caffè, scusatemi. Sto facendo l'autopulizia. Io uso i barattoli questi qui, tipo dei fiocchi di latte o degli yogurt per la resina. Qua ho la bilancia e come resina andrò ad usare la iCreation perché è più veloce, asciuga più velocemente. Vorrei qualcosa che fosse un po' più veloce, non ci dovrei, cioè non voglio metterci una vita così che oggi pomeriggio sia già asciutto. Allora, non ho idea di quanta ne vada messa. Iniziamo con, non mi ricordo più il dosaggio perché un po' che non lo uso, 50 150. Ok, proviamo con 50, vediamo quanto ce n'è. Grammi, giusto? Un po' che non utilizzo la resina, ragazze, però vabbè. Secondo me 50 potrebbe andare bene, 50 di A. Massimo, se non mi basta, l'aggiungo. No, mi sa che è poco, facciamo 60. Va? Poi ne vorrei lasciare un po' a catalizzare nel barattolino e quando è un po' più densa puoi utilizzarla nella parte della roccia come vi ho spiegato ieri, spalmarla su il silicone sulla colla a caldo. Ok, 60 grammi, proviamo così. Mi sa che è poca, però voi che dite? Ci vanno 30 di A di B. Mi vengono i miei dubbi, e se è poca, mi sa che è poca. Facciamo 80 di A, massimo prendo qualche stampo e se mi avanza, e quindi 80 di A e 40 di B. Ok, perfetto. Massimo prendo qualche stampo e butto la resina che rimane in quello stampo. Mettiamo 40 di B, che se riuscisse ad aprire sarebbe anche un'ottima cosa. Riesco ad aprirla. Oh, ok. 40 di B, andiamo a 120. Perfetto. Ok. Adesso, sto qui in mezzo così vedete, andiamo a prendere dei coloranti. Io utilizzerò questi in polvere. Amore, più azzurro o più verdognola l'acqua? Azzurra? Azzurra. Beh, insomma, se vai alla
all'epoca fine vergogna, non è che azzurro azzurro. Dici? Dici? Sì. Magari faccio un mix, un po' un mix, va? Andiamo. Io uso questi pigmenti di Kiko perché appunto per dare un effetto un po' più trasparente non vado a mettere i coloranti, quelli apposta per resina, perché altrimenti coprirebbero troppo. Mettiamone così, vediamo che cosa ne esce fuori. Al massimo ne aggiungiamo un po'. Adesso ho messo il verde per lato, solo per lati, cioè, ragazzi, scusatemi, ma sono pessima, ma c'ho solo colori per lati. Tra l'altro devo mescolare bene perché questi pigmenti tendono a fare un pochino di grumetti, ed è l'ultima cosa che voglio, i grumi nell'acqua. Secondo me è meglio solo il verde perché è un po' azzurrognolo anche lui, quindi ci metto ancora un pochino perché non è tanto pigmentato. Mescoliamo bene perché il componente B si deve unire bene al componente A. Questa è una resina epossidica veloce che dà tempo di catalizzazione 3 ore all'incirca, è già estraibile, poco più di 3 ore è già estraibile dagli stampi, però magari un altro po' non fa male. Io lo lascio fino oggi pomeriggio. Mettiamone un altro pochino. Vorrei esagerare. No, ho esagerato, vuoi vedere che ho esagerato? No, no, va bene. Allora, il mio intento poi è andarci appunto a incastrare, a inglobare nella resina i cignetti, questi qua. Li metto qua così li vedete, sperando di riuscirci, ecco. Carino perché anche per lato. Puoi venire un secondo a vedere il colore se va bene? Io chiedo consiglio al Valentino perché è presepe di tutti e due, poi devo farlo bene. Cioè adesso tu lo vedi così, però in realtà è molto sul trasparente poi. Però sì, sì. Dici mettere ancora un po'. Cioè così sembra, ma c'è poco il colore dell'acqua, cioè un pochino più. Più? Ma lo vedi come cala? Trasparente. Forse sì, allora, non so. Un pochino ancora. Boh. Ho preso il verde però. E questo è verde, amore. Ah, vale. Basta. Ok, mescoliamo bene. Dio, speriamo che non abbiamo perdite qua. Che non esca la resina da tutte le parti, dovrà aver sigillato bene, però non si sa mai. Ok, ci siamo. Ok. Pronti? Partenza? Siamo sicuri? Vedo se c'è qualcosa di sporco dentro qui e iniziamo, andiamo a colare. Sperando che appunto basti. Sapete che mi viene un dubbio, ma si staccherà la resina dalla carta? Boh, chi lo sa? Ah, oh, vieni a vedere, amore, così è verdino. Steso sopra. Ma poi quando si asciuga questo colore qua? No, magari cambia un pochino. Non ti piace? Dai, vedremo, amore, dai. Massimo si può pitturare. Secondo me basta la resina. Giusto. Ok, mi sa che non basta la resina, ne devo fare ancora. Mi sa proprio di sì, quindi buttiamocela tutta questa perché... Cioè, ma la pena basterà questa. Io intanto do un occhio che non esca di qua, perché la mia paura è che esca di qua. Adesso la spingo un po' più in su perché voglio che si inglobi un po' con quella che c'era con la colla a caldo.
Viene uno strato proprio sottile, sottile. Sa che devo andare a fare un'altra colatina, un altro pane devo mettere, ragazzi. Mi sa proprio di sci. E vabbè, un po' di resina ci va, però per dare l'effetto acqua, secondo me è meglio della resina, non c'è niente, ragazzi. Quindi andiamo a farne un altro pochino, anche perché dopo vi ho spiegato che mi deve avanzare per dopo, quindi. Allora, ho fatto 40 di A e 20 di B, sto cercando di distruggere un po' i grumini perché vedete che poi rimangono dentro, sì che voglio dire, non è che il fiume sia proprio limpido, però il laghetto e tutto, però insomma. Ok, vado qui e tento di appunto smembrare quelli che sono i grumetti un pochino. E andiamo ad aggiungere anche questa che dovrebbe essere miscelata bene ormai. Aggiungiamo un po' qua, sicuramente, poi saliamo nel fiume un pochino. Perché qua ne ho questa qua, penso che mi basti per. Cerco di miscelarla perché forse questa qua mi diventa leggermente più scura. Giustamente perché. E qua non ne posso mettere più, perché esce fuori dal silicone. Però. Ok, che ne dite? Secondo me anche questa è anche un po' troppa per là. Aggiungo un altro pochino qui. Ok, questa la lascio per la parte della roccia. Ok, quindi la parte di laghetto è fatta. Adesso andiamo a inserire le nostre papere, i nostri pennuti. Allora, questo qui che è il cigno con le luci verdi, lo metterei proprio nel centro. Così, guardate che bello. Poi magari una paperella la farei scendere. Intanto un altro cigno qua, così. Un altro magari qui. Al bordo, un altro qua che scende dal fiumiciattolo più o meno qua, perché qua vorrei mettere il ponte, quindi qua. Invece questa paperella la mettiamo qua, proprio per staccare il fatto che ci sono tutti questi cigni. Così, perché qua voglio mettere appunto il ponte. Vediamo un attimo, così tanto le posso spostare ancora ste bestie. Ecco, vedete, così voglio mettere il ponte, quindi c'è il cigno che sta passando di qua e rimangono tutti qua gli animaletti, molto bene. Ok, a posto. E niente, adesso non c'è. L'unico dubbio che ho è che non riesca a staccare la carta, forse ho sbagliato, probabilmente, però fa niente. E tanto al massimo se rimane sotto è bianca. E niente, adesso bisogna aspettare che si asciuga, dopodiché andremo a staccare tutto il silicone e avremo tutto il bordo. Adesso aspetto che indurisca un po' questa, almeno una mezz'oretta, e andremo a fare la parte della roccia, questa qua. A dopo, ok, avevo già iniziato senza riprendere, genio. Si è un po' indurita e la vado praticamente a spalmare letteralmente su la colla a caldo, così sto rendendo più lucido il tutto, che dà più effetto acqua. Così. Devo stare attenta a metterla un po' dovunque perché comunque deve vedersi che è colla a caldo, deve dare l'effetto proprio acqua, però già sta cambiando tantissimo. Così, un po'.
adesso qua mi è avanzata un po' e la metterò sempre nel fiumiciattolo. Ne aggiungo un pochino, un po' dovunque, perché da bambino immaturo ero troppo geloso, quindi ti chiedo perdono, ti capisco perfettamente. Super Vamp è una minaccia per tutti noi. E beh, con il suo corpo, la sua forza, la sua intelligenza, attrae facilmente le ragazze vampiro singole e anche quelle fidanzate. Sì, ma certo, capisco, capisco. Ascolta, che grande educato sono. Non ti ho neanche fatto fare il giro della casa, ti chiedo scusa. Poi cerco di mischiare un po', ma non troppo, perché qua si sta già indurendo. Ok. Perfetto. Poi vado con questo e vado a scoppiare possibili bolle che magari si sono create. Ok, e adesso dobbiamo solo aspettare che si asciughi il tutto. Asciutto, in realtà sono passati un po' di giorni perché non sono stata bene, non sto passando un bel periodo, quindi ho aspettato di essere leggermente più in vena, anche se credetemi che non sono assolutamente in vena, nel senso che sto passando davvero un brutto periodo. Allora, quello che andremo a fare adesso è andare ad attaccare i sassolini sui bordi, scusate il cellulare, per ricreare un po' i bordi del fiume, ecco, del laghetto, e un po' di muschio. Il tutto lo andrò ad attaccare con la canna a caldo. Io molto intelligentemente sono andata a rubare un po' di sassolini dal vialetto. In realtà ho anche questi, ma secondo me questi marroni non vanno bene, quindi ho preso questi. Sono un po' grossi effettivamente. Adesso me li scelgo un attimo e poi iniziamo. Ok, mi munisco di colla a caldo. Qua abbiamo i sassolini che voi non vedete perché ho zoomato un attimo. Li andrò ad applicare su tutto il bordo del fiume e poi del laghetto con della semplice colla a caldo, ragazze, niente di più, niente di meno. Adesso magari vi faccio vedere mentre ne applico un po', però poi penso che velocizzerò il video, altrimenti potreste stare qui 3 anni e mezzo e non è proprio il caso. Quindi così, semplicissimo, prendete dei sassolini, li attaccate con la colla a caldo, poi una volta asciutto vedrete che non si stacca assolutamente niente. Qui ce ne vorrebbe forse questo, così sì. Ovviamente provate prima il sassolino che state per mettere, prima di mettercelo, perché deve un po' adagiarsi o comunque stare bene nel punto in cui lo mettete. Non è che potete mettere sassi così a muzzo tanto per metterli. Questo va bene così.
quando avrò finito di mettere i sassolini, io adesso velocizzerò un po' il video, andrò ad applicare un po' di muschio qua e là anche sulla roccia, poi vediamo, eh. Mi sa che devo andare a prendere altri sassi nel cortile. Vedete che comunque è stato molto semplice da realizzarlo, ok? Magari non tutti a casa hanno la resina, questo è vero. Io ve l'ho detto, la prima volta che l'ho fatto con la colla a caldo, il risultato certo era carino, non era assolutamente paragonabile alla resina, questo è poco ma sicuro. Però è una cosa che già un po' tutti hanno a casa. La resina magari è un po' più difficile perché non tutti ce l'hanno, io ci lavoro con la resina, di conseguenza sono una creativa, ci lavoro, ce l'ho. Già una persona che dovrebbe comprarla apposta, posso capire che possa risultare un po' un problema in fin dei conti, però i vasetti piccoli di resina si trovano anche dalle belle arti, nei colorifici, se no li trovate tranquillamente su internet. Quella che ho usato io è quella della Resin Pro ed è quella che asciuga appunto veloce. Thank you.
Ok, come avete visto, ho messo tutti i sassolini, sono tutti belli incollati e non ho usato tutti i sassi, sono molto contenta, li terrò questi qua perché li userò comunque nel presepe, se mai farò un presepe. Scusatemi questi commenti, ma tutto va, tutto, cioè, non si sa come andrà a finire. Mettiamola così e quindi sono un po' sarcastica, ecco. Allora, andiamo a prendere il mio, faccio un buchino e prenderò da qui un po' di muschio. Allora, io non, cioè, le metterei solo in alcuni punti, non andrei a esagerare, cioè, voglio dire. A parte che non so neanche se metterlo intorno alle rocce, voi che dite? Secondo me è più carino se io lo rivesto un po' di muschio, però non saprei, io pure anche di bruciarmi qua. Andiamo, facciamo così, ne metto un po' sulle rocce di colla e proviamo a spantegarci letteralmente sopra il muschio, così. Carino, no? No, non ve ne vedete niente, perché le gilette, vedete, qui. Sì, farò così, però non credo di metterlo su tutto il bordo, penso solo così ogni tanto di metterne un po', perché altrimenti... Secondo me diventerebbe un po' pesante. Mamma, sto muschio come puzza di muschio. Un po' pesante. Tipo così, vedete? Tipo cespuglietto che cresce vicino all'acqua. Ma da non esagerare, vedete? Un po' ogni tanto ci sta. Ma solo un po'. Ormai sono abituata a ustionarmi io con la colla a caldo, quindi... Non ci faccio neanche più caso. Una volta mi sentivano urlare dappertutto, ma adesso sono così abituata a ustionarmi che se non mi ustiono è quasi un miracolo. Se sentite dei rumori molesti, sono il mio cagnolino e la mia gatta che continuano a gironzolare. Più mucchino perché la gatta penso sia fuori al momento nel cortiletto. Nostro chiuso, non nel cortile dove ho preso i sassi, che il cortile, cioè non è un cortile, è il vialetto per arrivare alle case, alla casa dove ho preso i sassi. Sono andata l'altra sera tra ciabatte, concia da casa, ieri, no, ieri sera sono una vicina che mi guardava come dire: ma cosa fa questa roba ai sassi? Cioè devo fare un lavoretto, mi servono dei sassolini. Avranno pensato, ecco, qua si sono trasferiti dei pazzi. Ormai è da aprile che viviamo qua, è tanto tempo, cioè, passa, non sembra, ma il tempo passa abbastanza veloce. E, ma mettiamole qua. Poi lo metto qui. Sulla roccia, track. Così. Ok, adesso non so come farvi, vi faccio l'inquadratura dall'alto così vedete tutto come è Che caos, venuto. ma Allora, vedete, questo è il muschio, poi ragazzi lo spolvero bene quando asciutto bene e questo è il risultato del nostro laghetto. Vi faccio vedere che ha fatto anche l'effetto acqua qui, vedete com'è lucido. Ci piace. E niente ragazzi, se vi è piaciuto questo progetto, mi raccomando, spolliciate e al prossimo progetto. Ciao ciao ragazze.